Un grande abbraccio a tutti i sanbenedettesi. Lo farò personalmente appena riuscirò ad andare in giro per la città, così come ho fatto per diversi mesi, e sarò un sindaco vicino ai cittadini. Non mi richiuderò nel palazzo se non per risolvere situazioni di urgenza. Noi vogliamo dare un cambio di rotta al modo di amministrare più che altro. Infatti la maggioranza che è uscita fuori dalle urne è un mix tra esperienza, conoscenza e soprattutto voglia di fare, giovani con nuove idee, e tutto questo deve essere messo a disposizione della città affinché San Benedetto ritorni ad essere quella città protagonista che è stata negli anni passati e che ultimamente, insomma, ha dovuto per forza di cose, insomma, lasciare il passo ad altre realtà. Parlo del turismo, parlo della cultura, parlo soprattutto anche della vicinanza con i cittadini e il rapporto con le altre istituzioni. Noi vediamo San Benedetto come la regina di un territorio, perché la città grande deve parlare con gli altri comuni. Se si vuole essere leader, bisogna essere accoglienti, non ci si può autonominare, altrimenti ci si isola. Questo è successo, noi vogliamo invece cambiare rotta e lo faremo presentando un progetto proprio ai comuni limitrofi affinché si diventi quella città grande che possa offrire alternative ad altri territori, perché le eccellenze che ha il Piceno non le ha nessuno e quindi San Benedetto in questo contesto non può che essere la capofila.